Respinto al mittente l'invito della Lega Salernitana, il presidente della giunta regionale della Campania De Luca ha ironicamente detto no alla proposta inviatagli dal partito di Salvini a partecipare alla convention in programma a Campania il 29 e il 30 settembre prossimi, la cosiddetta Pontida del Sud. Un invito partito anche sull'onda delle dichiarazioni del governatore alla recente festa dell'Unità sulla sicurezza, un tema che comunque, ha detto De Luca, resta cruciale, così come quello del rapporto con gli stranieri presenti sul territorio. Tolleranza zero per gli abusivi e questuanti. Ero rimasto fermo alla Chiena, a Campania, all'allagamento programmato. No, io parlo con chiunque, ma ovviamente le mie considerazioni sono rivolte ai miei concittadini, non alla Lega. Sul tema della sicurezza, a cominciare dal PD, non è che ci sono ritardi, c'è una totale assenza di programma. Non si è ancora capito che oggi come oggi i due bisogni fondamentali dei cittadini sono il lavoro e la sicurezza. E sulla sicurezza, a cominciare dal PD, non c'è nulla, non c'è una linea, una proposta. La sicurezza significa i migranti, ma non soltanto i migranti. Rispetto ai migranti bisogna capire che il problema ha due facce. La faccia dell'accoglienza, della solidarietà, che è irrinunciabile. Se io trovo donne torturate, abusate, violentate che arrivano in Italia, io credo che abbiamo il dovere civile di accoglierle. Se trovo bambini abbandonati, abbiamo il dovere civile di accoglierle. Ma ci sono anche altri aspetti del problema di cui non si parla e di cui invece dobbiamo parlare, perché vi sono anche altre questioni non tollerabili. Vi è l'accattonaggio molesto davanti a ogni supermercato, alle farmacie, ai centri commerciali. Vi è lo spaccio di droga da parte di extracomunitari. Vi è lo sfruttamento di prostituzione. Vi è l'occupazione militare di alcune zone del nostro territorio. Non è che noi dobbiamo stare al balcone per controllare che le nostre ragazze tornino in pace a casa. Questi problemi fanno parte della verità. E va detta. Per quello che mi riguarda, questi atteggiamenti, questi comportamenti sono intollerabili, ma il problema è molto più vasto. La sicurezza significa tante cose, significa le microbande che si diffondono nelle aree urbane, la microdelinquenza, significa l'uso camorristico dei social, significa il cyberbullismo ed è un tema decisivo. Una forza progressista che non parla di sicurezza può chiudere i battenti per quello che mi riguarda, perché è una forza inutile. Critiche infine anche per la comunità dei senegalesi salernitana. Abbiamo dialogato in maniera fraterna con il precedente rappresentante dei senegalesi. Abbiamo deciso con lui di aprire un mercatino ettico a Pastena, a ridosso delle Giostrine, a via Vinci Prova. Poi sono arrivati nuovi rappresentanti di questa comunità, che sono caratterizzati da grande arroganza, da grande prepotenza, da grande supponenza. E quando parli con questi rappresentanti, quasi quasi devi chiedere tu il permesso a loro per stare a Salerno. Allora che sia chiaro, il luogo dove vanno i senegalesi lo decide il comune, non lo decidono i senegalesi. Se gli sta bene, bene, se no se ne possono andare.